Salve! Per mostrarvi e spiegare meglio gli effetti dell'alcol, questo video è stato scritto, girato ed editato mentre ero in condizioni di totale inebriamento. Confermo di essere maggiorenne e di aver preso tutte le precauzioni del caso per evitare situazioni pericolose. Ma ciò nonostante, assolutamente non, ripeto non, provatelo da soli, né in compagnia né in generale. È stato divertente per la prima mezz'ora, ma poi decisamente no. È il paio di auricolari che usavo per il PC. Sono costati parecchio, credo sui 30-40 euro, e apparentemente, mentre scrivevo il copione, sono finite sotto le ruote della sedia e le ho letteralmente strappate in due. Non è una battuta, non è un momento ah per fare vedere il video. È successo veramente, e non ho alcuna memoria del fatto e sono ancora moderatamente arrabbiato. Quindi, spero che il seguente video vi serva come raccomandazione a non fare quello che ho fatto. Va bene? Cominciamo. Esiste una droga diffusissima che causa centinaia di morti ogni anno e il cui uso è persino incoraggiato in molte situazioni. Si chiama alcol e si presenta in una moltitudine di forme e colori a cui nessun'altra droga si avvicina, a parte forse la nicotina. Che sia una birretta con gli amici il sabato sera o una sfida a chi finisce all'ospedale prima con il tizio conosciuto in discoteca, l'alcol è da considerarsi a tutti gli effetti una droga il cui uso però è diventato socialmente accettabile, anzi incoraggiato. Questo perché l'attività dell'etanolo, nome scientifico dell'alcol etilico, in qualche modo differisce dalle droghe più comunemente associate al termine. Fatto è che, dal punto di vista chimico, l'alcol è molto, molto simile all'acqua. Ed in quanto tale si diffonde nell'organismo molto rapidamente ed è in grado di andarsene con altrettanta facilità. Una volta ingerito, soprattutto a stomaco vuoto, l'alcol viene assorbito e si diffonde nell'organismo in pochi minuti e, siccome è molto simile all'acqua, se ne va nei posti in cui quest'ultima è davvero abbondante, come il sistema nervoso. L'alcol è infatti capace di attraversare la barriera ematoencefalica con relativa facilità, grazie alla sua lipofilia, ovvero capacità di mischiarsi con i grassi, componenti principali della barriera ematoencefalica. Siccome si tratta di una molecola tutto sommato molto basilare, quando raggiunge il cervello si interfaccia e reagisce con una moltitudine di sistemi. Non vi annoierò con i singoli meccanismi di azione, per cui, detto in maniera sommaria, l'alcol fa essenzialmente due cose. Da un lato inibisce il sistema glutaminergico, dall'altro potenzia il sistema GABAergico. Per chi non lo sapesse, il sistema glutaminergico è quello che in sostanza determina l'attività dei neuroni. Infatti, la glutamina è il principale neurotrasmettitore usato dal cervello per dire ai neuroni di attivarsi e quindi governare non solo tutti i sistemi motori, ma anche il pensiero stesso. Di contro, il sistema GABAergico agisce come controllore del sistema nervoso. Essendo infatti il principale inibitore dell'attività neuronale, è il compito di modulare l'attività del cervello, assicurandosi che tutti i processi neuronali vengano eseguiti con dovizia e cura. Questo significa che in un cervello ubriaco come quello del sottoscritto, che comincia pure a vederci doppio mentre sta scrivendo questo copione, da un lato l'attività neuronale di per sé rimane conservata, anzi è potenziata, visto che riesco a produrre questo tipo di testo senza che si riduca ad un'insalata di parole, almeno spero. D'altro canto, è incapace di una visione d'insieme in quanto l'iperattivazione dei sistemi GABAergici, che di norma servono a modulare l'attività di pensiero, sono talmente attivi ed indotti che non riescono a creare un pensiero compiuto, cosa che di fatto rende impossibile eseguire qualsiasi azione complessa che richieda un minimo di ragionamento, come guidare o anche solo camminare. La parte maggiore è che mi rendo conto degli errori che sto facendo, ma non sono capace di correggerli. Ho persino dovuto perdere tempo per trovare la parola adatta, è tutto scritto sul momento. Pensavo che fare questo sarebbe stata una cosa divertente, ma non riesco nemmeno a correggere gli errori che ho fatto e ci è voluta se non un'ora ad arrivare a questo punto. E la parte peggiore è che, da un punto di vista di pensiero logico, riesco ancora a creare ragionamenti lucidi, ma non riesco ad applicarli, ed è la cosa più spaventosa. Se volete ubriacarvi, per l'amor di Dio, non fatelo se dovete guidare o fare qualsiasi cose che richieda attenzione, perché non siete nelle condizioni di farlo. Perché la stimolazione del sistema GABAergico rende il pensiero più chiaro e preciso, visto che rende più attuabili i pensieri. Tuttavia, siccome vengono inibiti tutti gli input esterni, incluse le informazioni
succede che si riesce a pensare più chiaramente, ma lo si fa su praticamente niente, poiché nessun input sensoriale riesce a raggiungere efficacemente la corteccia. È il motivo per cui gli ubriachi ritengono di poter pensare lucidamente, ma lo fanno solo su pensieri estremamente semplici e riduttivi, perché il cervello non riceve più correttamente gli input esterni, per cui pensa chiaramente ma su niente. Difatti, una caratteristica comune degli ubriachi è l'ossessione su una specifica idea o cosa da fare, e non c'è niente al mondo che riesca a convincerli del contrario. Sono fissati esclusivamente su quello e non riescono a pensare neanche alle conseguenze che potrebbe portare. Ora sarebbe il momento del saluto finale, anche per oggi è tutto, spero sia stato istruttivo e di vostro gradimento. In caso affermativo mettete mi piace, così so di stare facendo un buon lavoro. Non dimenticatevi di seguirci anche su Facebook ed Instagram, e se vi piacciono i nostri design potete comprare una di queste magliette nel link sottostante. È tutto per oggi, alla prossima! Sì, sono riuscito a scriverlo per intero, normalmente non lo faccio perché lo so a memoria. Tuttavia, ripetere questa semplice frase richiede praticamente tutta la mia concentrazione, perché, come detto prima, un cervello ubriaco riesce a pensare con chiarezza, ma solo ad una cosa alla volta. Per cui, se dovete fare qualcosa che richieda più attenzione, non lo fate. Già abbiamo abbastanza problemi con il coronavirus, non vi trovate indischiati nel mezzo. Scritto il 16 giugno alle 13:20. Non era il 16 giugno, dopo aver bevuto più del dovuto, penso sia abbastanza chiaro. Saluti.